Il Signore ci desidera, ci cerca, ci invita, perché la vita cristiana è una storia d'amore gratuita, tenera e privilegiata con Dio. Così Papa Francesco nella messa per le canonizzazioni di 30 martiri brasiliani, sacerdoti Andrea di Soveral, Ambrogio, Francesco Ferro e Matteo Morera e 27 compagni protomartiri del Brasile, 3 martiri messicani, Cristoforo, Antonio e Giovanni, e 2 sacerdoti europei, lo spagnolo Faustino Miguez e l'italiano Angelo D'Acri. Smarrendo l'amore, ha sottolineato il Papa, la vita cristiana diventa sterile, per questo è necessario ogni giorno rinnovare il proprio sì, abbandonando le poltrone dei guadagni e dei piaceri, gli hobby che fanno indurire il cuore e non dilatarlo all'amore vero. Il Vangelo ci chiede da che parte stare, o l'io o Dio, che è contrario all'egoismo. Importante è dire sì con la veste bianca del battesimo, che dobbiamo tenere pulita, andando a ricevere senza paura il perdono del Signore, passo decisivo per celebrare con Lui la festa dell'amore. Abbiamo bisogno di rivestirci ogni giorno del suo amore, di rinnovare ogni giorno la scelta di Dio. I santi canonizzati oggi, i tanti martiri e soprattutto indicano questa via. Essi non hanno detto sì all'amore a parole e per un po', ma con la vita e fino alla fine. Il loro abito quotidiano è stato l'amore di Gesù, quell'amore folle che ci ha amati fino alla fine, che ha lasciato il suo perdono e la sua veste a chi lo crocifiggeva.